Volevo aprire un capitolo forse un po' più negativo. Ormai, no, un anno no, però sono passati una decina di mesi da quello che è successo a Spa con Hubert. Essendo stato anche nel paddock della Formula 2 la settimana dopo a Monza, ho trovato un paddock che comunque a livello proprio logistico è abbastanza compatto, ristretto rispetto a quello della Formula 1. Com'è che si vive un'esperienza del genere all'interno del paddock? Ci si parla tra piloti? Si sta... Com'era l'atmosfera? Si parla chiaramente, penso che la domenica di Spa sia stata probabilmente la volta in cui, l'unica volta in 10 anni che corro in macchina in cui ho parlato con praticamente tutti i piloti con cui corro, perché chiaramente sai, ci siamo trovati tutti a fare quel momento di la raccolta sulla griglia prima della gara di F3 e anche della gara di F1 quel pomeriggio, ed eravamo praticamente tutti lì, insomma. Mi ricordo che tanto ho visto, ti vedi, il lato del carattere di tante persone che non avevi mai visto, cioè mi ricordo, ho visto Latifi e Galè piangere come dei bambini, cosa che normalmente vedendoli, sai, in giro camminare, facendo fare le loro cose, pensi, ok, cioè, non ti immagineresti mai una scena del genere, no? Invece eravamo tutti abbastanza scossi, anche chi non lo conosceva per niente, insomma, no? Io personalmente sono stato parecchio scosso perché comunque ci avevo parlato anche prima della gara con Hubert, e mi ricordo che tra l'altro dovrebbe avere anche una foto, che eravamo sul camion per fare la driver parade, che noi facciamo sempre al sabato prima della feature race. Stavo parlando, c'era praticamente, ero di fianco a Correa di fronte a Hubert, e stavamo ridendo e scherzando come sempre, nel senso, le solite battutine su, sai, su come va curva uno, no? Sai che si ride, si scherza, su, Beh, ci tempera l'attenzione, sì, magari, chiaro, le da lì a solite, poco devi partire, esatto, sì, ci sta. e quindi è stata una cosa abbastanza scioccante, anche perché poi la gara per me era partita benissimo, perché partivo, ho avuto una qualifica problematica, ed ero nono, se non sbaglio, in griglia, però con le gomme dure, con fuscio della strategia, diciamo, inversa, ero riuscito a passare comunque 3 macchine, quindi si era messa benissimo Ah, per me. sì, sì, Quindi anche durante la sì. bandiera rossa comunque ero abbastanza, cioè ero carico, Sì, 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 quindi mi sono sì. fermato, ma ero felice, nel senso, sapevo che c'era stato un incidente, ma comunque essendoci passato prima e non avendo completato il giro, quindi non essendo Sì, passato la mia non avevi visto luce, la non scena avevo visto niente, dell'incidente, quindi io chiaramente sì. tu non vai mai a pensare a una cosa così No. grave, pensi, vabbè, non so, qualcuno avrà sbattuto, dovranno Definitivamente. sistemare Sì, le anche perché esatto, barriere, cioè le bandiere rosse vengono date anche per questi esatto, motivi poi qui. Spa soprattutto, che ha barriere di gomma, o comunque essendo una pista un po' vecchiotta, diceva magari la bandiera rossa è anche più facile che esca che in altre piste. Quindi io mi ricordo, sono sceso dalla macchina perché mi ha detto che comunque era una cosa era una cosa lunga da sistemare. Però, cioè, io i primi minuti ero lì che ridevo e scherzavo con i meccanici, perché comunque nessuno mi aveva parlato dell'incidente. I replay non si sono fatti vedere Esatto, praticamente nessuno mi ha detto dall'inizio. Sì, niente, forse non mi ha detto niente mai appunto mostrati, mai per mostrati i replay. forse nessuno mi ha detto niente appunto per il fatto che comunque era stata una brutta botta, quindi sai, nel caso risalire in macchina con una scena del genere in Sì, testa non era una bella non è, cosa, sì. quindi poi mi ricordo che è arrivato mio padre in pit lane e mi ha detto sta cosa, e subito mi sono anche sentito quasi in colpa, no? Perché ho detto, cavolo, ero qua che ridevo fino a Sì, 30 da secondi saperlo fa. prima. Però che Cioè, cioè, chiaramente sì, sì, è chiaro. non era una cosa fatta con malizia, cioè non lo Sì, sapevo, sì. però sì, è stato un po' un weekend, boh, stranissimo, c'è una cosa, quelle cose che non. Sì, fanno parte del nostro sport, però alla fine quando ti diverti lo fai insomma bene, la gara parte bene, appunto, come ho detto, cioè non ci pensi neanche, pensi solo a fare quello che devi fare, e poi invece succedono queste cose che ti ammazzano letteralmente. Che poi, tra l'altro, questo è interessante perché ci dà l'idea, cioè, sinceramente, io non avevo mai pensato a quanto distacco ci fosse perché io l'ho vista dalla televisione. E dalla televisione, col fatto che c'era stata la ripresa in diretta, da casa si era capito. Invece, tu mi racconti che, comunque, non essendoci ripassato con la macchina, nei primi momenti lì, nella realtà dei fatti, quasi nessuno aveva capito quello che era successo No, di letteralmente nessuno. voi. Hanno fatto appunto vedere l'immagine in diretta e poi Sì, e poi basta. Questa è basta. l'unica immagine che si è vista, a parte poi dopo i vari video, perché sono Sì, 5 in chiaro.
la sera. Sì, quindi siamo scesi, siamo stati lì ad aspettare di ripartire, perché chiaramente tutti si aspettavano, vabbè, per i primi 2-3 minuti si ripartirà prima o poi. Invece poi l'ambulanza che arriva, chiaramente al momento tutti speravano ancora che, sì, sì, che ci fosse qualche speranza, e poi invece sì, ci hanno detto le salite in macchina, ma per guidare fino al nostro paddock, che basta. E poi chiaramente vabbè, dopo l'ora dopo la, diciamo che ci avevano detto di tornare al paddock, è stata penso l'ora più brutta, perché sai, non hai notizie, sei lì a aspettare, comunque ti dicano qualcosa, poi scene da pelle d'oca, perché chiaramente poi c'era, mi ricordo, c'erano tanti piloti, soprattutto quelli coinvolti nell'incidente, ma coinvolti in parte, cioè magari sei tipo i vari Boschung che avevano forato, magari, ma non era colpa loro, c'era cose che capitano, sì. Però loro ce li vedevi proprio che erano distrutti, perché probabilmente magari in parte dicono anche cazzo, ma cioè, ero coinvolto anch'io, no? Magari vai a pensare è colpa mia, ovviamente non era colpa loro. No, è chiaro, cioè, però comunque c'è, cioè, un po' ti ci senti parte di quello che è successo, no? Quindi vedere questi veramente distrutti da sta cosa, cioè era una cosa straziante. In questi casi si dice che quando cadi da cavallo e ti fai male è opportuno risalire subito in sella per dimenticare. Voi la domenica ovviamente non avete corso, ha corso la F3 e la F1, però 4 giorni dopo eravate già in pista a Monza. A livello mentale ti ha aiutato a superare questo che immagino essere stato un trauma, comprensibilmente? Beh, ti dico che intanto è stata una richiesta che è stata fatta esplicitamente dalla FIA, se volevamo, cioè loro hanno chiesto a noi se volevamo ancora prima. La domenica o per Monza? No, parlo per la sprint race. Okay, cioè sì. Loro avevano deciso, o meglio, avevano pensato di non fare la gara ed era la cosa giusta da fare, chiaramente, però comunque hanno voluto chiedere anche a noi piloti il nostro parere, e se qualcuno avesse voluto correre o no, chiaramente tutti hanno detto di no. Io personalmente, cioè, se avessero deciso di correre probabilmente non avrei corso comunque, perché era una cosa troppo, tanto penso, irrispettosa, primo, e poi anche a livello mentale non ce la facevo, cioè, no, è troppo grande, cioè, sì, non ce la fai, non è troppo, cioè magari adesso ovviamente non auguro mai niente di brutto a nessuno, però probabilmente se qualcuno si fosse solamente fatto male, magari rotto una gamba per esempio, magari poi, cioè, comunque ci risali in macchina, perché è solo magari una frattura alla gamba, sì, no? Sì, cioè, sì, non è una cosa gravissima. Sì, sì, parliamo di una roba di identità, sì, completamente diversa. Sì, un tuo anche amico, succede quello che succede, sì, ecco. Sì, sì. Io una cosa che non capirò mai è come hanno fatto i piloti di F3 a correre. No, anche perché sono più piccoli, più giovani. Sì, poi sono 30 auto, sì, allo Rouge. Sì. Tu parti, fai la prima curva, poi devi andare in 30 su per lo Rouge in pieno. Ti dico, da casa, dopo io perché... capitò che quella gara della gara di Formula 2 la vedi in diretta. Mi ricordo che vedendo la Formula 3 io avevo un'ansia che non ho praticamente mai visto da casa, cioè io vedevo quelle, sì, macchine, ma che salivano lì e dicevo Dio mio. Tutti, cioè, eravamo, sì, sì. Mi ricordo, siamo rimasti tutti lì, poi chiaramente dopo aver fatto un minuto di silenzio prima della gara siamo rimasti tutti in pit lane a vedere, sì, i primi metri, e penso che il 99% delle persone che erano lì a vedere la gara non l'ha vista per la gara in sé, ma l'ha vista più per il, cioè, sperando che tutto andasse niente. Bene. Sì, 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 sì. Cioè, quello è stato. Anche io personalmente, cioè, non c'avevo neanche voglia di star lì, mi ricordo che la gara dei Fiumi neanche l'ho vista, sono scappato via praticamente un minuto dopo che è finita l'F3, perché proprio c'era un... Non, c'era un'area nel paddock di... Cioè, penso sia stata l'unica volta in 10 anni di gara in cui ho sentito un paddock pieno in cui si sentivano le mosche volare, cioè non c'era un rumore, cioè nemmeno se prendo e vado di là adesso, se la pista è chiusa, probabilmente c'è più rumore, cioè c'era veramente una cosa irreale. Immagino. E comunque, tornando al discorso di Monza, da un lato sì, è servito tornare subito a correre, anche se devo essere sincero, la prima volta che sono salito in macchina per le prove libere a venerdì è stato abbastanza difficile, cioè i primi due giri, o meglio, il primo giro tirato è stato abbastanza difficile, perché finché vai piano, vabbè,
comunque non è una cosa che ti preoccupa tanto. Il problema è quando poi inizi a spingere e pensi a tutto il resto, ok, è un'altra pista, ha curve diverse, sì, il mare, le vie di fuga sono anche più larghe, però comunque è sempre Monza, c'è cioè una delle piste più veloci, esatto. Quindi Fondapensilino, anche la staccata della prima variante, sì, cioè sì, ricordo il centro di Ericsson, esatto. Cioè non è esattamente proprio, anche perché anche lì il guardrail è lì. Sì, e anche la potenza della gara, devo dire, è stata abbastanza tosta, della feature race, che chiaramente sai, comunque era la prima gara del sabato, dopo quello che era successo, quindi sì, era un po' come tornare a quel momento, ma in un altro posto, no?